Benvenuti a tutti su Arte Economia, la trasmissione di Illy Editore che tratta e approfondisce l'evoluzione economica e finanziaria del settore artistico e culturale e le connessioni esistenti tra arte, cultura, economia e finanze in un mondo che è caratterizzato da un'intensa innovazione tecnologica. La nostra trasmissione è in diretta tutti i martedì, seguiteci e supportateci con i vostri, tutti i lunedì, seguiteci e supportateci con i vostri like, seguiteci su tutti i nostri canali. Su Facebook, su Illy TV Channel, che è la web TV di Illy Editore, e naturalmente sul nostro sito www.illyeditore.com. Oggi parliamo del valore e del mercato delle opere fotografiche. E ne parliamo con Luigi Tomassini, che è professore onorario dell'Università di Bologna e presidente onorario della Società Italiana dello Studio della Fotografia ed ex direttore del Dipartimento Beni Culturali dell'Università di Bologna. Poi, benvenuto professore. Poi ne parliamo con Lorenza Castelli, Managing Director di Mia Photo Fire, con Carlo Mezzetti, che è avvocato e che è stato per 10 anni nella Società Italiana della Storia della Fotografia, benvenuto, con Paolo Carlini, che è fotografo e giornalista, benvenuto Paolo, e con Domenico Sinellis, responsabile del servizio fotografico Associated Press per l'Italia e il Vaticano. Bene, benvenuti a tutti, buonasera. Iniziamo subito con il nostro argomento di oggi, entriamo nel nostro argomento di oggi e cerchiamo di capire come la fotografia si è evoluta dagli anni 70 agli anni 90 e soprattutto qual è stato il momento in cui si è cominciato a dare valore alla fotografia. Professore Luigi Tomassini. Rispondendo alla sua domanda con una data precisa, direi fra il 1975 e il 1980. Sono i 5 anni fondamentali in cui si può parlare di una patrimonializzazione della fotografia. Cioè la fotografia comincia a diventare un bene che ha un proprio valore culturale ed anche di mercato. I due aspetti sono strettamente connessi. Ora, in questo breve intervento è difficilissimo fare veramente un'analisi delle premesse e del perché si arriva a questa situazione. Mi limiterei a dire che negli anni precedenti, cioè negli anni 60, si ha una grande esplosione dei consumi di massa a livello fotografico, un po' a tutti quanti i livelli. Nel 1963 viene immessa sul mercato la Kodak Instamatic e negli anni successivi, all'inizio degli anni 70, si diffondono macchine compatte a basso costo che fanno così che la fotografia diventi una pratica estremamente più larga che in passato. Bourdieu ha scritto delle cose molto belle su questo, ma non mi ci soffermo. Sulla base di questo clima diffuso, attorno agli anni, alla metà degli anni 70, cominciano a uscire alcune opere importanti a livello di cultura alta. Adesso non la sentiamo. Ma il vero passaggio. Perfetto. Non mi sentite per il microfono? Non si sente bene la voce, cioè ci sono dei momenti in cui provi a parlare ancora, vediamo se riprendiamo. Provo forse a parlare più lentamente. No, va bene così, provi. Così mi sentite? Sì, adesso sì. Va bene, allora dicevo che il vero passaggio da alcuni cambiamenti della percezione della fotografia come un bene sia culturale che di mercato avvengono già prima della metà degli anni 70. Però nel 77 si ha un episodio importantissimo che segna uno spartiacque ed è la grande mostra Alinari a Forte Belvedere, appunto del 1977, che ebbe con grandissima sorpresa degli stessi organizzatori circa 100.000 copie del catalogo vendute e 600.000 visitatori, quindi un successo straordinario. Si innestava in una stagione nuova, c'erano state le elezioni
precedentemente le elezioni amministrative che avevano portato in alcune grandi città delle amministrazioni di sinistra, e questo si abbinava a questa concezione della fotografia come arte democratica, fra virgolette. Anche qui non approfondisco, ma già dalle sue origini la fotografia, alle origini della Società Fotografica Italiana, nel 1889 era stata definita da un grande scienziato, allora presidente della società, Mantegazza, come appunto un'arte democratica, perché permetteva a ciascuno di accedere alla riproduzione del proprio ritratto ed anche degli oggetti che voleva. Quindi c'è questa mossa, diciamo così, politico-culturale, che si incontra con queste condizioni e con questa sensibilità e dà luogo ad un cambiamento radicale. Prima di allora i vecchi archivi fotografici venivano semplicemente buttati via. Naturalmente la fotografia d'autore aveva un proprio mercato, però era appunto fotografia d'autore molto limitata come quantità e anche come tipo di circolazione presso il pubblico. È stato calcolato che il pubblico della fotografia autoriale, che è sempre esistito, però era molto elitario rispetto a quanto accade dopo. Invece, subito dopo la borsa degli Alinari, addirittura le fotografie Alinari vengono vendute presso, allora non c'era la Metro, non c'era, però c'era per esempio il Cash & Carry che vendeva le fotografie Alinari opportunamente montate a livello appunto di consumo di massa. Quindi c'è uno stacco enorme e si ha anche un'esplosione dell'editoria. Si pubblica una quantità enorme di titoli di relativi alla fotografia d'epoca. Questo stiamo parlando di patrimonializzazione della fotografia d'epoca, che sono abbinati a una serie di mostre sul territorio, anche ad una serie di iniziative istituzionali da parte di comuni, regioni, i centri principali di elaborazione culturale della fotografia non sono a Roma o a Milano, ma sono per esempio a Reggio Emilia, a Modena, in Friuli, a Prato in Toscana. Nascono dal basso, e soprattutto c'è da notare questo, che il patrimonio fotografico è per natura un patrimonio fotografico diffuso sul territorio, a differenza del cinema, dove c'è un'industria che accentra abbastanza la produzione culturale. Il patrimonio fotografico è estremamente diffuso sul territorio. Quindi ecco, quindi arriviamo agli anni 70. Siamo partiti dagli anni 70, in cui si conosceva il valore, arriviamo agli anni 90. Cosa succede? Ecco, gli anni 90 sono gli anni, fra gli anni 80 e 90 esplode, cresce sempre di più, ma si manifesta un altro fenomeno, che questo enorme patrimonio sparso sul territorio comincia ad avere un valore anche oltre che culturale, anche di mercato, ed è oggetto di alcune azioni sia programmate dall'alto da alcuni grandi attori, sia spontanee dal basso nei mercatini, nelle fiere, eccetera. Cito solo quella più importante, cioè Alinari. Alinari, che cambia la propria proprietà nell'82, inaugura, a partire dagli anni 80 ma soprattutto negli anni 90, un'opera sistematica di acquisizione sul mercato, e passa dai circa 300.000 pezzi di fotografici che aveva nel 1979, quando c'è diciamo così il termine della esperienza di Zevi, che era allora il proprietario e il dirigente, passa a 5 milioni attuali. Quindi c'è un'enorme acquisizione sul mercato, che naturalmente influisce sul valore e sui prezzi, ma è solo un aspetto di un fenomeno più internazionale. I giganti di quella che si chiama la fotografia di stock, cioè Getty e Corbis, pressappoco negli stessi anni fanno questa cosa su basi molto più larghe, su scala internazionale.
Ecco, dagli anni 70 agli anni 90 c'è stato questo passaggio molto importante per la fotografia, perché l'ha completamente cambiata dall'analogico al digitale. Quindi Paolo Carlini, raccontiamo un po' il passaggio che c'è stato e come ha influito sull'opera fotografica. Allora, il mio è un intervento proprio da fotografo, perché io sono proprio l'artigiano della fotografia. Io ho iniziato nel pieno periodo analogico, quindi fine anni 80, e ho visto pian piano passare in modo, come dire, anche molto dolce il passaggio al digitale. Per me è stato un modo dolce, perché ho affiancato le prime macchine digitali, la tecnologia digitale, l'ho affiancata all'analogico. Però per alcuni fu un vero e proprio trauma. Per alcuni fotografi avevano tirato fino in ultimo con le pellicole per riuscire, non credendo nel digitale, ma il digitale era ormai una realtà sempre più vicina, che ha portato, non voglio dire uno sconvolgimento, però sicuramente se prima il fotografo aveva a che fare con la chimica, perché si parla di pellicola, quindi è un qualcosa che è fisico, invece è un qualcosa, il digitale vuol dire che si passa all'informatica, per cui cambia anche tutta la conoscenza del fotografo su questa cosa. Questa cosa io amo confrontarla molto spesso riguardando la storia della fotografia, per quello che ho studiato io. La fotografia, come dire, impresse un trauma alla pittura quando nel 1839 o 1840 diventò pubblico l'utilizzo della fotografia, sembrava morta la pittura. In realtà la pittura era nata in quel momento, la pittura si era liberata di quello che era il ritratto, il dovere del dover ritrarre un originale, un, come dire, una realtà, come dire, una copia del vero, per arrivare invece a qualcosa di più artistico. Cioè, ovviamente da lì partiamo con quello che sono i macchiaiuoli, il divisionismo, l'impressionismo. Però per ritornare, Paolo, per ritornare alla fotografia, questo passaggio al digitale, che cos'è che ha diciamo modificato? Ha ampliato notevolmente la possibilità di fare fotografie, ha aumentato il mercato, ha abbassato il valore delle fotografie? Su questo, sulla fotografia d'arte, io non so rispondere. Io posso come dire, rispondere per quello che è il mercato, che è il mio, che è quello del fotogiornalismo e anche della fotografia pubblicitaria. Ha portato uno sconvolgimento, tutta una serie di cambiamenti sulle modalità di come si può fotografare, come si deve fotografare. Sì, diciamo che secondo me si è abbassato. Io in realtà negli anni 80 ero un assistente, ho iniziato a muovere i miei primi passi, però ovviamente facendo pubblicità, per quello che riguardava la pubblicità, io dovevo utilizzare banco ottico e ne avevo tre, dovevo utilizzare il medio formato e avevo tutta la serie di medio formato dell'Hasselblad e il piccolo formato che era la Nikon. Dopodiché per il passaggio al digitale voleva dire praticamente pensionare gran parte di tutto quello che è stato un'attrezzatura comprata con enormi sacrifici, devo dire, perché gli anni 90 non erano proprio degli anni molto floridi, parte dalla guerra in Jugoslavia, guerra del Golfo, insomma, abbiamo avuto tutta una serie di cose che hanno comunque dettato legge al mercato, hanno comunque dato una trasformazione al mercato. Per quanto riguarda, io posso parlare soltanto come mia sensazione, ma penso che i miei colleghi possano darne come dire, un loro giudizio, cioè nel momento in cui il digitale ha preso il posto dell'analogico per quanto riguarda tutto quello che è il fotogiornalismo e la fotografia commerciale, diciamo in generale, la fotografia invece analogica, la pellicola, è diventata quello che era la pittura, per cui probabilmente è passata all'arte. Io penso soltanto al Polaroid, va bene, Polaroid d'arte esisteva, quello di Warhol, esistevano grandi artisti che potevano fare la copia unica. Il digitale, e l'ho visto proprio anche ieri sera, parte, va su Instagram, va sui social, magari
non direttamente da me, da quelli del cliente, dopodiché si moltiplicano, non tieni più sotto controllo la tua immagine. E allora ogni tanto, come dire, chiudo gli occhi e passo oltre, vedo pubblicate le mie foto da altri e si sorride e pace. Se uno volesse, probabilmente l'avvocato ce lo può dire. Su questo aspetto, sul fatto che il digitale moltiplica la possibilità di diffondere un'unica fotografia, Carlo Mezzetti, che cosa comporta in fatto di diritto d'autore? Perché a questo punto non è facile dichiarare un diritto d'autore? Ma non, in realtà, paradossalmente non è così. Se noi guardiamo la storia del rapporto tra fotografia e diritto d'autore dal punto di vista storico, ci accorgiamo che è una storia di grande passione e grandi conflitti, un po' stile Liz Taylor e Richard Burton. E paradossalmente, se Edoardo Piola Caselli, padre dell'attuale legge italiana del diritto d'autore, che risale, non dimentichiamo, al 1941, avesse avuto a che fare col digitale, anziché con la chimica, l'ottica, la meccanica, forse la nostra legge sarebbe diversa. Partiamo dagli inizi. 1865. Prima legge sul diritto d'autore dell'Italia unitaria. La fotografia non è nemmeno menzionata, è nata già da un po', ma è considerata semplicemente la stregua di qualunque altra opera. Quindi, se ci sono libere scelte creative dell'autore, sarà tutelata, se non ci sono, non sarà tutelata. 1926, nuova legge fascista sul diritto d'autore, perché il regime voleva gloriarsi di avere tutelato la creatività, in realtà non abbiamo. 1941, qui interviene un signore che si chiama appunto Edoardo Piola Caselli, grande giurista, diplomatico e uomo colto. Quindi che fa? Dovendo scrivere la nuova legge sul diritto d'autore, si riferisce alle teorie estetiche più avanzate della sua epoca. E quali sono? Quelle di Benedetto Croce. Dove arte e scienza, arte e industria non possono stare insieme. E appunto a quell'epoca la fotografia è anche chimica, come è stato appena detto, meccanica, ottica, e quindi la fotografia insieme al design sono le due vittime di Edoardo Piola Caselli e dell'estetica crociana. Fotografia e design hanno un trattamento deteriore, sono relegati in una sorta di, non dico limbo, ma tutela minore, che è quella dei diritti connessi al diritto d'autore, come quelli degli attori, come quelli dei musicisti, perché così come un attore interpreta un'opera che non è sua, così come un musicista esegue un'opera che non è sua, il fotografo, grazie appunto all'ottica, alla chimica e alla meccanica, interpreta la realtà. Ecco, facciamo un esempio pratico, arrivando alla fotografia digitale. Ecco, l'esempio pratico arrivando alla fotografia digitale è che forse Edoardo Piola Caselli, se fosse vissuto ai nostri giorni, avrebbe riconosciuto che, in fin dei conti, quegli elementi materiali che nella sua impostazione intellettuale e culturale impedivano una piena tutela della fotografia, oggi in gran parte non esistono. E peraltro mi riallaccio anche a quanto diceva Luigi Tomasini. Luigi diceva che la patrimonializzazione della fotografia avviene dal 75 all'80. E guarda caso,
Nel 72 inizia ad affermarsi una giurisprudenza in Italia per cui le modifiche avvenute nel 1948 alla Convenzione di Berna, che è la Convenzione internazionale sul diritto d'autore, a cui aderiscono praticamente tutte le nazioni del mondo, e che dal 48 riconosce la possibilità di un'autorialità in fotografia, ecco, nel 72 la giurisprudenza italiana, in assenza del legislatore, in assenza del Parlamento, i giudici cominciano autonomamente a dire che talune fotografie dovevano essere considerate come opere autoriali, dicendo che quelle modifiche del 48 della Convenzione di Berna, che l'Italia aveva sì ratificato ma mai implementato in legge, doveva considerarsi come self-executing. E nel 1979 il legislatore si dà una scossa, il Parlamento si dà una scossa e introduce la piena tutela autoriale per le fotografie considerate come opere dell'ingegno. Sempre con grande prudenza, durata più limitata, ci mancherebbe altro, però è interessante vedere questo parallelo tra l'evoluzione giuridica e l'evoluzione economica e l'evoluzione culturale, perché è esattamente lo stesso periodo che ha indicato Luigi. Perfetto, sono sempre questi anni 70, insomma, che sono fondamentali per lo studio e per la valorizzazione delle opere fotografiche. E Lorenza Castelli, la fotografia da collezione. Allora, la fotografia di collezione, appunto, come rientra in tutta questa valorizzazione di cui si è parlato? Sì, intanto buonasera a tutti, sono felice di poter essere anch'io a dare il mio piccolo contributo in quello che è ovviamente un intervento, è un argomento che ci coglie molti da vicino per quello che riguarda Mia Fotofair, che appunto è la fiera internazionale d'arte dedicata alla fotografia. 10 anni, l'anno prossimo finalmente potremo festeggiare questa nostra 10ª edizione, che purtroppo doveva realizzarsi quest'anno ma abbiamo dovuto cancellare ovviamente causa Covid. E sì, mi occupo in particolare, ovviamente Mia si occupa in particolare di fotografia d'autore, di cui prima abbiamo accennato, anche praticamente organizzando una fiera che viene sostanzialmente, che ha come punto fondamentale un comitato scientifico che va a selezionare progetti autoriali che però ci permettono di presentare la fotografia a 360 gradi, per presentare proprio sul mercato, quindi adesso poi arrivo a dei dettagli importanti per quello che riguarda il mercato, quindi a presentare la fotografia a 360 gradi, che è una fotografia che abbiamo già detto anche prima, è un'arte democratica per il concetto di riproducibilità e forse per il fatto che è un po' il linguaggio d'arte che ti permette di approcciare l'arte contemporanea, che sicuramente è comprensibile dopo un approfondito studio. Lo stesso vale per la fotografia, ma il fatto di poter essere, diciamo, con un media vicino a tutti noi, grazie ovviamente ai device che abbiamo tutti in mano, l'avvento del digitale di cui abbiamo parlato prima, ha comunque catturato un pubblico molto molto vasto, e riesce a incuriosire, a rispondere ai bisogni di conoscenza e bellezza che tutti abbiamo. Voglio solo fare un piccolo accenno a quello che secondo me, o per tutti ormai, è fondamentale avere come un nome molto presente, che è quello di Roland Barthes, che ha scritto La camera chiara nel 79, che è appunto un saggio in cui identifica il punctum, questo punctum che è una forza, dice Barthes, una forza, un'espansione detonante che riempie tutta la fotografia. Il punctum è qualcosa che la mia visione aggiunge alla foto, ma che è già nella foto. E proprio a causa dell'impronta di questo qualcosa, la foto non è più una foto qualunque. E quindi qui intervengo dal punto di vista di quello che è la fotografia d'autore. Sì, rappresenta la realtà, ma l'artista è in grado di dare una sua visione, un suo punctum.
Una delle regole fondamentali per approcciare il mercato è ovviamente l'edizione. Abbiamo parlato prima di riproducibilità, l'edizione in quanto opera, quindi la fotografia in quanto riproducibile, deve essere regolamentata nell'ambito di quelle che sono le tirature. Una delle regole, infatti, è quindi che la definizione precisa del numero di stampe in circolazione per ciascun'opera realizzata. L'artista può ovviamente stampare la stessa immagine anche in diversi formati, ma ciò deve avvenire, per quello che riguarda il mercato, nell'ambito dello stesso numero di edizione. È importante che non si utilizzino tirature diverse per dimensioni diverse della stessa fotografia, in quanto questo non può che generare confusione su quale sia effettivamente il numero totale di opere in circolazione. Di conseguenza il collezionista si sente meno tutelato. Con ciò non voglio dire che il concetto di open edition non sia valido, anzi ci sono autori come Araki che ha una produzione di fotografie giornaliere, quindi ingente, artisti provenienti invece dal mondo del fotogiornalismo, come Ferdinando Scianna, Gianni Berengo Gardin, Cartier-Bresson, Elliot Erwin o anche William Klein nel mondo della moda non contemplano l'uso delle edizioni, ma ciò ovviamente rimane un po', diciamo, anche coerente con quella che è la specificità del loro lavoro, quindi rivendicando per la fotografia anche la libertà di riproduzione. Però a livello di prezzi il collezionista sa che nel caso di acquisto di opere in edizione aperta le quotazioni probabilmente oscilleranno meno e non si potranno verificare delle grandi esplosioni nel loro valore. Aumentando la tiratura, ovviamente è una regola del mercato, all'aumentare del numero dei pezzi in circolazione il prezzo può essere, diciamo, che può scendere o comunque rimane tale, un po' a discapito di quello che è il collezionismo d'arte, o comunque che vada anche a valutare quello che è ovviamente il prezzo e il valore di mercato. Quindi il collezionista, ed è fondamentale tenerlo presente, si sente maggiormente tutelato se sa di poter acquistare delle immagini che sono regolate dalla tiratura, e quindi anche in questo caso, diciamo, il lavoro della galleria è importante perché aiuta e aumenta un po' questo controllo. Questa attenzione, se devo dire, è molto, diciamo, molto, molto sentita più in Europa che in America. Negli Stati Uniti, infatti, il concetto di regolamentazione del numero di edizioni limitate è spesso bypassata in maniera un po' anche strategica, diciamo, prevedendo un numero di stampe diverse per diversi formati, o vengono fatte anche delle ristampe di opere, diciamo, del passato. Quindi poi andiamo oltre, perché c'è anche il concetto di opera unica, che ovviamente può anche essere spesso frutto di interventi o manipolazioni da parte dell'artista, per cui ogni opera diventa unica e irripetibile, come possono essere i dipinti e le installazioni. Il concetto di unico si può anche abbinare allo scatto. E quindi in questo senso è alla stampa. Quindi un altro concetto importante che mi fa piacere, diciamo, discutere oggi è il concetto del vintage, che è il termine con il quale si definisce la stampa eseguita a distanza temporale ravvicinata allo scatto. Quindi il vintage è una sorta di stampa rara, eccezionale, quindi vicino anche quindi al periodo diciamo in cui lo scatto è stato fatto, e quindi maggiormente corrispondente a quello che è il pensiero critico dell'artista in quel momento. La stampa vintage è molto ricercata dai nostri collezionisti come elemento di rarità nell'ambito del percorso dell'artista, e anche dal punto di vista di investimento il vintage può subire nel tempo delle variazioni di prezzo molto più sensibili, perché ovviamente sono poche le copie prodotte dopo lo scatto, e quindi garantisce anche da questo punto di vista un numero di copie in circolazione inferiore. Quindi abbiamo visto la tiratura limitata per definire le foto di collezione, foto particolari comunque che ritraggono sì la realtà, però con qualcosa di particolare, con qualcosa di molto artistico. Esatto, il famoso punto. E questo però accompagnate anche da una tiratura limitata e da questa stampa vintage. Quindi questo definisce un po' il valore delle fotografie da collezione e le fotografie da collezione stesse. Okay. Vediamo adesso invece
questo l'ho riassunto molto brevemente. Però vediamo adesso invece le opere fotografiche giornalistiche, cioè le fotografie giornalistiche. Allora, che mercato hanno le fotografie giornalistiche che riproducono esattamente la realtà? Domenico Stinellis. Sì, buonasera innanzitutto. Dunque, in realtà quando noi parliamo di mercato, delle immagini, particolarmente delle immagini giornalistiche, spesso trascuriamo che è un mercato che è inserito all'interno di un mercato più vasto, che è il mercato globale dell'industria fotografica. C'è tutto un indotto che ruota intorno alla produzione di queste immagini, che riguarda per esempio l'hardware con cui vengono prodotte, il software necessario oggi ormai a processarle, e quindi c'è tutta una anche un'economia legata per esempio all'hosting di queste immagini sul web nei vari portali. Se pensiamo a 30 anni fa, la situazione di 30 anni fa per esempio, il ricavo di un fotogiornalista era o freelance o comunque di una piccola o media agenzia che lo rappresentava, era limitato per lo più alla vendita, più o meno al dettaglio, di fotografie, diciamo così, chimiche, cioè stampe o diapositive. Oggi, viceversa, la distribuzione delle immagini avviene in tutt'altro modo, come sappiamo, per effetto appunto della digitalizzazione e dell'avvento soprattutto di internet e del web. E per avere un parametro di riferimento dobbiamo considerare che il mercato globale della fotografia è stato stimato tra il 2017 e fino al 2019 in circa 79 miliardi di dollari annui, che è naturalmente una cifra enorme, ma d'altronde non è del tutto inaspettata, diciamo. E una proiezione del 2019 prevede un incremento del 7,4% annuo, e quindi raggiungerà, si stima, Covid permettendo, un tetto di circa 150 miliardi di dollari nel 2026. È un incremento questo che si ritiene riferibile per lo più alla penetrazione degli smartphone nel mercato, e quindi alla diffusione enorme che hanno avuto questi device negli ultimi anni. E nello stesso tempo la maggior produzione, oltre che dovuta alla disponibilità del mezzo, è anche trainata dalla facilità con cui queste immagini vengono diffuse tramite internet. In questo scenario però l'equipaggiamento in realtà professionale, cioè quello che utilizzano i fotogiornalisti, sta seguendo una curva inversa. Ci sono state negli ultimi anni proprio un calo di produzione di macchine fotografiche professionali, un po' per l'effetto dell'introduzione e la diffusione degli smartphone, ma quelli hanno influito più sul segmento di medio livello. Invece le macchine appunto professionali sono molto diminuite. Questo ha avuto anche delle cause contingenti, per esempio lo tsunami che ha colpito il sud-est asiatico nel 2009, se non sbaglio, i vari terremoti in Giappone che hanno distrutto, allagato varie fabbriche, eccetera, eccetera. E poi recentemente, inevitabilmente, questa situazione pandemica ha chiaramente rallentato la produzione, perché logicamente se ne fa un utilizzo minore, e quindi l'industria segue questi fatti. In tutto questo scenario, chiaramente la rivoluzione digitale ha complicato notevolmente le dinamiche commerciali, ed anche il mercato fotogiornalistico, che è inserito in questo contesto, non è diciamo qualcosa che viene prodotto in un'isola deserta frutto della creatività di qualche poeta, ma è sostanzialmente legato alla necessità di utilizzare immagini da parte di giornali più o meno cartacei e non, diciamo, e quindi subisce molto questa influenza. Io ricordo molti anni fa, intorno al 95, il mio direttore un giorno mi chiamò con aria molto afflitta e mi disse: Domenico, nell'ultima settimana la carta è aumentata del 30%. Io lo guardai e pensai, dico, vabbè, e allora, cioè, che devo fare? E lui mi guardò come per dire, ma ho davanti uno che non capisce. E poi riflettendo, in effetti, i giornali erano stampati sulla carta, aumenta il 30% la carta, e i giornali tagliano del 30% i loro costi da qualche altra parte.
e questo inevitabilmente impattava sul prezzo degli abbonamenti che i giornali avrebbero pagato alle agenzie e a caduta, diciamo, anche sulla nostra produzione. E quindi per dire che il mercato fotogiornalistico è strettamente legato, diciamo, al come è ovvio che sia, devo dire, a tutta una serie di parametri che si sono saldamente ancorati, diciamo, nella realtà economica, appunto, dei vari paesi in cui si svolge. Ed è un mercato che negli ultimi anni, appunto, si è globalizzato anche lui, inevitabilmente. Quindi cosa è successo? Che i freelance, che sono diciamo uno dei due piedi su cui poggia questo mercato, l'altro è quello delle agenzie, che a volte li rappresentano, ma a volte sono loro concorrenti, si sono trovati ad operare, per effetto delle nuove tecnologie, più o meno nello stesso ambito di mercato delle grandi agenzie. E questo ha fatto sì che da un lato abbiano avuto maggiori opportunità di diffondere i loro lavori e di ampliare la loro clientela, anche riempendo, devo dire, spazi che le grandi agenzie stanno progressivamente lasciando, soprattutto a livello locale. Ma dall'altro, questo gran numero di giovani, diciamo così, attratti dalla professione fotogiornalistica, e anche per effetto della scarsa regolamentazione, purtroppo, che ancora c'è in questo settore, ha determinato una caduta quasi verticale delle tariffe professionali e del costo delle singole immagini. Quindi, diciamo, questa globalizzazione ha favorito, in un certo senso, le vendite, ma ha ridotto naturalmente il costo delle singole immagini. Possiamo, sì. No, no, stavi dicendo? Sì, no, dicevo, un'altra difficoltà, appunto, che è sorta è che molto del mercato tradizionale si è trasferito su internet, quindi sui siti online, dei vari media, eccetera, dove c'è una tendenza cronica che è quella legata alla difficoltà di farsi pagare i contenuti che vengono messi sul web. Per qualche motivo c'è questa idea che ciò che sia sul web debba essere per forza gratuito, e a cascata, quindi, logicamente, la difficoltà si è poi riversata sugli autori e i fornitori di questi contenuti. Quindi possiamo dire che è un mercato con prezzi molto bassi, ecco. Sono prezzi, diciamo, in certi casi veramente ridicoli. Adesso io non ho proprio il polso diretto della situazione, ma sento professionisti che vendono le loro immagini a pochi euro, non poche decine di euro, a pochi euro. Logicamente lì poi interviene la quantità, ma insomma non riescono con difficoltà a coprire le spese, e anche perché, ripeto, le grandi agenzie in molti ambiti sono più concorrenziali necessariamente, perché fanno chiaramente un'economia di scala. E poi si è aggiunto, e questo è forse l'elemento più distruttivo da questo punto di vista dell'economia del fotografo freelance o della piccola agenzia, si è aggiunto l'enorme utilizzo che progressivamente viene fatto di quelli che noi chiamiamo UGC, cioè User Generated Content. Sono le immagini che tutti noi siamo in grado di fare con uno smartphone, e che adesso è molto semplice far, dopo averle fatte circolare nei social media e quindi averle rese visibili, le varie testate, i vari media cercano chiaramente di ottenerle per pubblicarle sul loro sito, per due motivi. Intanto perché hanno, quando anche abbiano un costo, è un costo irrisorio, ma molto più spesso vengono pubblicate senza nessun compenso, perché anzi, chi le fa normalmente è orgoglioso di vedere la fotografia che ha scattato, magari pubblicata da un giornale piuttosto che da un altro. E poi c'è, cioè, di fatto la realtà che questo network creato dagli smartphone è praticamente onnipresente. Io credo che non esista un luogo della Terra in questo momento dove non ci sia uno smartphone che stia scattando delle immagini. E quando queste immagini riguardano dei fatti di interesse, dei fatti notiziabili, diciamo così, prima o poi, in maniera più o meno rapida, vengono subito assorbiti dai media che le rimettono nei loro circuiti.
Quindi possiamo dire che tra social network, smartphone e comunque tutte le nuove tecnologie, internet, eccetera, il mercato della fotografia giornalistica o d'inchiesta praticamente è venuto a mancare. Cioè c'è una diffusione. Ha subito un colpo veramente, spero, non vorrei dire mortale, ma insomma, diciamo, non c'è un buon clima nel. Anche perché oggettivamente poi le agenzie e forse qualche grande giornale, non credo tutti, ma comunque le agenzie sicuramente hanno messo su dei veri e propri team di debunking, cioè di esperti che siano in grado di verificare la veridicità dell'immagine, perché chiaramente è un grosso problema, perché le agenzie oltre a vendere notizie, cioè vendendo notizie e vendendole anche per immagini, la prima cosa in realtà che vendono, cioè la merce che realmente vendono, è la loro credibilità. E quindi uno o due passi falsi. Bisogna fare tutto un controllo. Esatto, ci sono dei controlli molto sofisticati, perché naturalmente poi. Naturalmente. Allora, un altro aspetto che abbiamo visto il mercato della fotografia giornalistica e della fotografia d'inchiesta, che è praticamente un mercato quasi inesistente. Vediamo invece nella ricerca scientifica qual è la situazione della fotografia nell'editoria scientifica. Luigi Tomassini. Qui deve attivare il microfono. Ah, sì. Eccolo, adesso va bene. Bene, allora si verifica qualcosa che si inserisce perfettamente in quello che diceva ora Stinellis, cioè attorno al 2007 c'è una crisi profonda nell'editoria scientifica legata soprattutto all'editoria d'arte, ma non solo, anche quella storica di carattere scientifico, perché il costo delle immagini è aumentato prodigiosamente. Ci sono dei fenomeni per cui chiude addirittura la maggiore rivista di fotografia francese, quindi qualcosa di veramente imponente. Per capire questo, io, siccome faccio lo storico del patrimonio culturale, proprio a partire da queste ultime considerazioni che abbiamo fatto, vorrei citare Pomian, che è uno storico del patrimonio culturale, che ha detto tempo fa, qualche anno fa, che una memoria visuale sta sostituendo la precedente memoria scritta. Così come qualche millennio fa la memoria scritta aveva sostituito la precedente memoria orale, cioè siamo di fronte effettivamente ad un cambiamento epocale. Ma non solo, queste cose le diceva Pomian appunto negli anni 80-90, dopo c'è stata la cosa che diceva ora appunto Stinellis, che ha portato specialmente dopo l'introduzione degli smartphone. Però cosa sono gli smartphone? Gli smartphone sono qualcosa che funziona con internet, cioè valgono per quello che sono, cioè sono degli apparati fotografici spesso ormai anche abbastanza perfezionati, ma bisogna considerare dal punto di vista storico che finché la prima fase della digitalizzazione riguardava solo le macchine fotografiche, quelle di cui appunto parlava Stinellis nella prima fase, l'esplosione dei consumi di fotografia fra il 58 e il 64, cioè negli anni del boom economico, era stata maggiore proporzionalmente. Quindi ancora il digitale di per sé non era niente. Il grosso cambiamento è avvenuto con l'introduzione degli smartphone collegati ad internet. Questo cambia un po' anche alcuni aspetti epistemologici. Non si sente adesso? Provi a riparlare. C'è il problema. Cioè adesso il paradigma di base. Sì, dicevo che questa trasformazione cambia anche alcuni aspetti epistemologici. La cosa che diceva molto giustamente prima Castelli del paradigma di Barthes, che è un paradigma realistico legato alla funzione di documentazione della fotografia,
cambia totalmente. Gunther, che è un autore francese della Società Francese di Fotografia molto importante, parla di fotografia conversazionale, cioè siamo arrivati all'uso della fotografia attraverso gli smartphone come un elemento della conservazione, della conversazione, cioè fotografia, che era fotografia, quindi scrittura, quindi memoria, adesso diventa qualcosa invece di conversazionale. Naturalmente questo sul diritto, come anticipavo un po' Mezzetti, ha delle conseguenze enormi. Una di queste conseguenze è stata questa crisi di cui ho parlato, con tecniche di watermarking, ma soprattutto con tentativi di controllo da parte della delle grandi aziende che cercavano di monopolizzare il digitale. Questa cosa in realtà è esplosa, come vediamo anche dalla crisi di Corbis, ed adesso siamo su un terreno in cui tutto quanto è più fluido, sia sul piano dei consumi, sia sul piano del diritto, sia sul piano anche della patrimonializzazione, perché è chiaro, si può patrimonializzare un bene, ma non qualcosa di effimero e di puramente conversazionale che poi sparisce dopo qualche momento. Quindi io direi, mi riallaccio agli interventi precedenti per dire che tutto quanto sta cambiando, anche il collezionismo, che inizialmente ha avuto una funzione fondamentale anche a livello scientifico, perché le prime, la storia di Hirschheim era un grande collezionista, lui era l'unico che poteva fare la prima grande storia della fotografia. Adesso è passata ad una serie di istituzioni, prima di tutte a livello internazionale la Library of Congress, che ha messo a disposizione un enorme patrimonio, più di 1 milione di immagini fotografiche. E quindi per gli studiosi è stata una grande apertura. Dal punto di vista degli studiosi c'è stato un momento di grave crisi attorno al 2007, che poi è stato parzialmente superato per delle politiche pubbliche di apertura, la Library of Congress, ma per esempio in Europa europeana e altre iniziative. Ma soprattutto sta cambiando completamente, mi rifaccio appunto a quanto detto negli interventi precedenti, sta cambiando proprio la dimensione epistemologica, cioè siamo di fronte ad un campo anche scientificamente di studi diverso, cioè perché sta cambiando il soggetto stesso dello studio, cioè la fotografia non è più fotografia, ma è qualcosa che questa rivoluzione, oserei dire, che Pomian avrebbe dovuto dire dopo questa memoria visuale, sta affermandosi una memoria digitale, che non solo fotografica, ma anche fotografica, che è molto diversa dalla precedente. Quindi Paolo Carlini, sentiamo il tuo punto di vista invece come fotografo e giornalista. Questa enorme produzione fotografica nel giornalismo, che ha abbassato fortemente tutto il valore, diciamo, della fotografia. Tu cosa ne pensi? Ne stavi già parlando prima. Allora, non è solo un problema di fotografia, ma riguarda anche il giornalismo in generale, cioè comunque c'è meno, i giornali hanno meno possibilità economiche per le ragioni che abbiamo visto. Però io volevo dare una nota positiva a tutto quello che si sta dicendo adesso. Cioè, io ho vissuto degli anni in cui si diceva che la fotografia era morta, con l'avvento del digitale la fotografia è morta. Devo dire, ha ragione il professore a dire che la fotografia, cioè questo disegno di luce, non è più magari fatto per memorizzare, ma è fatto per comunicare. Per cui la fotografia è viva, e più viva che mai. Cioè, mai nella storia si sono prodotte tante immagini come in questi ultimi anni. L'avvento degli smartphone, che sono comunque delle ottime macchine fotografiche, non tolgono comunque l'autorevolezza di un fotografo, che comunque deve trovare la situazione, diciamo dal punto di vista etimologico, la situazione di luce, devi disegnare con la luce, e poi c'è tutto il resto, la composizione, cioè comunque il fotografo nella sua professione rimane,
e per fortuna rimane, io continuo a lavorare ancora adesso e do lavoro anche a persone che lavorano per me, se no avrei già chiuso da tempo. La situazione è difficile, però è difficile per tutti, è difficile per qualsiasi altro artigiano, parlo anche col dentista, mi dice che ha problemi a recuperare i soldi, per cui siamo tutti in crisi, ma la fotografia non è morta. Quello che è difficile è, nella fotografia digitale, è, adesso io sono tornato all'ultimo grosso reportage che ho fatto, con 20.000 scatti, fare l'editing è una cosa che devo mettere lì qualcun altro, cioè io non ce la faccio a star dietro a questa mole di immagini che si fa, e poi ogni fotografia scattata sembra buttarla, sembra veramente disonorevole, sembra una cosa bruttissima, ma la fotografia è viva, assolutamente. Certo, ci sono tutti i nuovi, le nuove tecnologie che poi creano un tipo di fotografia anche un pochino differente rispetto a prima, e però e quindi il mestiere del fotografo è quello sia di fare le fotografie ma anche di capire come utilizzare tutte le nuove tecnologie per valorizzare le foto. Adesso un fotografo non può prescindere dalla tecnologia. Se prima demandavi a un laboratorio lo sviluppo, la stampa, i primi fotografi, i padri, ovviamente, stiamo parlando della fotografia che ha quasi 200 anni, ci stiamo arrivando, però una volta era principalmente un chimico, tant'è vero che molti si dividevano tra artisti e chimici nella fotografia, ma comunque saper utilizzare le tecnologie, per cui sviluppare un file e saperlo sviluppare bene e poi fare una post-produzione quando e se, dove interessa, è comunque un'arte che riguarda ancora il fotografo, è una sua, come dire, estensione. Poi io mi sono portato a casa, lavora per me più di un post-produttore, perché la mole di lavoro non riuscirei a seguire. E poi gli altri sono anche molto più bravi di me, ci sono bravissimi stampatori, cose di questo tipo, però sapere cosa si può fare, quali sono le procedure per poter fare una fotografia migliore, quello lì è importante saperlo. E poi il giudizio è sempre quello del fotografo, del disegnatore, dello scrittore di luce, come si diceva prima. Lo scrittore di luce, bella questa frase. Fotografia è comunque comunicare, che sia fatto. Insomma, Instagram ha devastato per certe cose, ma ha anche arricchito la cultura della gente. Quando si diceva, ah sì, beh, arriva il video soppianterà tutto, perché ormai è alla portata di tutti. No, invece è ancora più democratica che mai, la fotografia è folk, è assolutamente popolare, la fotografia è in mano a tutti, dopodiché il professionista aspetta lui essere più bravo, se riesce a comunicare. Bene, Carlo Mezzetti, allora la fotografia è una fotografia, è diventata popolare, democratica, in mano a tutti. Carlo Mezzetti, quindi secondo te in questa situazione come vedi la tutela della fotografia? La vedo proprio grazie a questa finalmente democratizzazione anche giuridica della fotografia. Noi veniamo da un'esperienza profondamente consolidata, come dico, ci deriva dall'estetica crociana, di una fotografia aristocratica. Una giurisprudenza che anche quando finalmente il legislatore si è mosso negli anni 70, ha continuato a pretendere dalla fotografia il requisito del valore artistico, requisito che non è preteso da qualunque altra opera. Nessuno porrebbe in dubbio che un saggio scientifico di fisica, di matematica, di biologia sia opera dell'ingegno. Nessuno pretenderebbe di discriminare tra saggi di biologia, fisica o matematica, tra quelli che hanno valore artistico e quelli che non ce l'hanno. Chiaramente sono opere dell'ingegno. In Italia, fino all'aprile di quest'anno, si è preteso che non fosse autore colui che che aveva come suo presupposto, come suo fine, quello di riprodurre fedelmente la realtà. E vorrei citare a questo riguardo due casi emblematici.
la celebre fotografia di Falcone Borsellino, che affissa nelle aule di ogni tribunale d'Italia, realizzata da Tony Gentile, è stata dichiarata dal Tribunale di Roma con sentenza 12 settembre 2019 come semplice fotografia, quindi caduta in pubblico dominio dopo 20 anni dalla realizzazione, perché l'intento del fotografo era quello semplicemente di riprendere la realtà, e la fotografia aveva acquisito a posteriori, dopo la tragica morte dei due effigiati, il suo valore. Il Tribunale di Milano, invece, il 5 marzo 2011, riconosce valore di autorialità a un bellissimo ritratto di Oriana Fallaci, realizzato da Giovanni Mischetti, perché dice, a posteriori, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, che erano sullo sfondo, vista la grande personalità della Fallaci, ha assunto importanza. Il caso più emblematico è la famosa fotografia della Napalm Girl. Avete presente la fotografia della ragazzina che fugge nuda, ustionata al napalm? E lì c'è fotografia autoriale, giusto? Sono pienamente d'accordo. Ma perché dice che è fotografia autoriale? Perché dice che a posteriori quella fotografia riunisce storie singolari e collettive. Risultato corretto, ragionamento sbagliato. Quella fotografia è autoriale perché Nick Ut, il fotografo vietnamita che la realizzò nel 1972, ha avuto un immediato e consapevole intento espressivo. Ha avuto una libertà di scelta espressiva, che è quello che chiede la legge sul diritto d'autore per proteggere un'opera. Bene, quindi... E poi gli valse il primo Pulitzer. Certo, e quello che voglio chiedere a Lorenza Castelli a questo punto è chi sono gli artisti oggi, quali sono stati gli artisti negli anni 70, ma soprattutto quali sono le caratteristiche oggi di un artista di successo, cioè deve cogliere un momento particolare, deve entrare in una fase storica, deve cogliere qualche appunto punto. Sì, quello che dicevamo prima e che stava dicendo anche l'avvocato Mezzetti, il concetto dell'intento espressivo, l'intento artistico, il valore artistico, il punctum, il punto di vista, è quello che fa di un'opera, di una fotografia, un'opera. Quindi al di là di quello che sono, diciamo, anche la parte più tecnica, più tecnologica, che veramente per quello che riguarda il collezionismo d'arte di cui io mi occupo, non interessa, cioè a un certo punto, che tu usi l'analogico, che tu usi il digitale, diciamo, non importa, l'importante è quello che tu vuoi esprimere. E focalizzandoci sul periodo degli anni 70, che è un momento molto importante, infatti anche il professore Tomasini si è focalizzato con il suo primo intervento in quel momento storico di patrimonializzazione di quella che è la fotografia, e oggi devo dire, dal punto di vista anche del collezionismo, c'è un grande interesse verso quel periodo. Abbiamo collezionisti, ma anche giovani, che si stanno rivolgendo sempre di più a quelle che sono le nostre radici, a quei momenti, un po' per comprendere l'heritage, quello che siamo oggi guardando quello che è stato il passato. Ci sono state anche delle mostre importanti recentissimamente a Milano, ai frigoriferi milanesi, una bellissima mostra, Il soggetto imprevisto del 78 a cura di Scottini e della Raffaella Perna, come anche una mostra che adesso è ancora in una galleria, una nuova galleria Morone, sempre Gesti di rivolta, arte, fotografia e femminismo.
della Cristina Casero, anche quella grandissima mostra, sempre il periodo quella degli anni 70, perché in quel periodo gli artisti hanno iniziato a sperimentare, gli artisti, quindi non stiamo parlando di soli di fotografi, gli artisti hanno iniziato a sperimentare con la fotografia. Abbiamo detto prima, sempre il professor Tomasini, la diffusione anche delle compatte, quindi una pratica molto diffusa. Tra i nomi che oggi volevo condividere con voi, allora c'è sicuramente quello di Ugo Mulas. Si è dedicato a diversi filoni di ricerca. Negli anni 50 si dedica anche a una testimonianza critica della società in cui vive, con fotografie che avevano come soggetto le periferie milanesi e il contesto sociale anche del Bar Giamaica, che probabilmente molti milanesi conoscono. Successivamente, negli anni 60, è tra i primi che va in America e inizia a lavorare su un volume che viene poi edito da Longanesi sugli artisti della nuova avanguardia americana, quindi entra in contatto con autori importanti dell'avanguardia della fotografia come Gary Vinogard, Lee Friedlander, Robert Frank, Diane Arbus. Nel 73 muore Mulas e viene allestita a Torino una grande mostra, Combattimento per un'immagine, fotografi e pittori, di Luigi Carlucci e della Daniela Palazzoli, una mostra che mette a confronto le problematiche dell'arte contemporanea, evidenziando appunto l'uso del mezzo della fotografia da parte di molti degli artisti di arte contemporanea, come Giulio Paolini, Luca Patella, Giuseppe Penone, Davide Mosconi, Mario Schifano e Franco Vaccari, che alla Biennale del 72 aveva dedicato, quindi autore invitato alla Biennale del 72, e aveva dedicato la sua sala a un mosaico di fototessere con lo slogan «Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio», invitando il visitatore a farsi l'autoritratto con il fotomaton, la classica apparecchio gettoni per le fototessere. Quindi parliamo del 72, anno che già l'avvocato Mezzetti ci ha citato, che è l'anno in cui il legislatore fa una modifica anche per quello che riguarda il diritto d'autore. Quindi è un periodo in cui ovviamente la fotografia è in auge. Negli anni 70 c'è un altro autore che a me piace ricordare, perché l'abbiamo un po' scoperto anche noi, a Mia, è Gianfranco Chiavacci. Chiavacci inizia una sperimentazione e si rifà al linguaggio binario del computer che sviluppa dopo un corso all'IBM per programmatore, quindi fa tutta una serie di fotografie, di scatti in cui studia il rapporto tra luce e ombra, stasi, movimento, tempo, spazio, sempre il concetto di binario anche in fotografia. Ecco, arriviamo ai nostri giorni, arriviamo ad adesso. Adesso, in questo momento, non mi sento in questo momento di fare degli nomi di autori contemporanei, perché mi ero preparata, diciamo, su quello che invece è un periodo storico che, a mio avviso, il collezionismo, stiamo proprio vedendo un interesse esplosivo. Forse anche legato a quello che dicevamo prima delle tirature, dei vintage, il fatto che comunque un valore un po' più importante per quando vai a trovare le opere vintage. Quindi ovviamente volevo solo segnalare anche un altro momento importante a livello proprio storico, che secondo me è da tenere in considerazione, il 67, quando praticamente apre la prima galleria d'arte dedicata alla fotografia, che è il Diaframma di Lanfranco Colombo. Quindi parliamo del 67, finalmente la fotografia esce da quei momenti, da quei posti un po', diciamo, d'avanguardia, un po' relegati quasi, ed entra in una galleria d'arte. Quindi il mercato, abbiamo già parlato prima di patrimonializzazione degli anni 70, anche grazie al fatto che iniziano a lavorare le gallerie, esplode. Quindi bene, e quindi invece arrivando ai nostri giorni, allora Domenico Sinellis, vediamo un po' di differenza tra immagine giornalistica e immagine illustrativa. Sì, dunque posso naturalmente riagganciarmi a quello che diceva Carlo Mezzetti, perché è fondamentale questo discorso dell'aderenza alla realtà in maniera, tra virgolette, oggettiva o creativa nella fotografia, sicuramente nel diritto, ma anche nella molto spesso definizione del valore delle immagini in se stesse. Se pensiamo che Andreas Gursky, che è un fotografo tedesco, il quale è diventato molto famoso per, tra le altre,
sue opere per un'immagine che ritrae la cancelliera Merkel insieme a altri tre ex cancellieri tedeschi tuttora viventi, e che potrebbe essere tranquillamente un'immagine giornalistica, e che invece non lo è, perché è un collage fatto da, da varie immagini, quindi composte, e che è rientrato appunto nel mercato dell'immagine di illustrazione e nel mercato dell'arte. E Gursky è uno che appunto un'altra opera, il Reno 2, è stata abbattuta per 4 milioni e 300 mila dollari all'asta, quindi diciamo sono cifre che un fotogiornalista normalmente non, forse non sa neanche come si scrivano. E tutto questo perché c'è uno spartiacque che separa appunto la fotografia di illustrazione da quella giornalistica. Noi siamo, a volte tendiamo a considerare ogni immagine che troviamo su un giornale come un'immagine giornalistica. In realtà ci sono molte immagini che non rispecchiano e non contengono i criteri che distinguono le immagini giornalistiche. Si può ricondurre tutto appunto al dibattito che è scaturito con la nascita stessa della fotografia, come dicevamo prima, cioè il dibattito sull'oggettività. Questo dibattito, che è stato acuito dall'introduzione del digitale, che naturalmente rende le immagini più suscettibili di manipolazione, o perlomeno di poterlo fare molto più rapidamente di quello che si faceva in precedenza, questo dibattito è centrato sul criterio di verità stessa. Ora, secoli di speculazione filosofica non sono riusciti a stabilire che cosa sia la verità, e sicuramente non è un argomento che si può affrontare ora. Però bisogna notare che appunto questi filosofi che si sono affannati intorno a questo concetto sono giunti a volte a conclusioni che si allontanano moltissimo dal senso comune, diciamo così. Mi viene in mente Popper, appunto, che definisce una cosa vera solo se sia essa sia falsificabile, il che, diciamo, all'uomo della strada probabilmente fa venire il mal di testa una definizione del genere. Da questo punto di vista mi sembra più interessante invece quello che propone un altro filosofo, Bertrand Russell, che in un'opera del 55, Human Society in Ethics and Politics, lui parla di etica in realtà, però cerca di sostituire il criterio di oggettività con un criterio più malleabile, diciamo così, che è quello di obiettività. Russell sostanzialmente dice l'uomo non può raggiungere questa chimerica oggettività che non è appunto in realtà verificabile, ma può ambire ad un criterio di obiettività, e dove lui appunto intende l'obiettività come la somma di tutti i giudizi soggettivi possibilmente recuperabili su un dato argomento, ed è sostanzialmente quello che poi informa i principi deontologici del giornalismo, quello di far sentire le due parti di una vicenda contesa, e possibilmente di raccogliere più voci riguardo ad uno stesso argomento. Quindi diciamo questa ricerca dell'obiettività è quello che dell'obiettività è quello che ci aiuta a capire qual è la differenza principale tra una fotografia giornalistica e una fotografia di illustrazione. La fotografia giornalistica sostanzialmente è una fotografia che riproduce un evento che si verifica qui ed ora, che si verifica in un arco temporale, se consideriamo il tempo come lo abbiamo appreso, diciamo, dalla ricerca scientifica, come una sequenza di eventi che non è, dico una cosa ovvia, ovviamente reversibile, e tantomeno personalizzabile. Quindi tipicamente una fotografia di illustrazione interviene nella sequenza temporale dell'oggetto che fotografa, lo sposta, lo rende più fruibile per illustrare il concetto alla macchina fotografica, e così via. Tutto questo nella fotografia giornalistica non dovrebbe avvenire, non dovrebbe mai il fotogiornalista modificare la scena che sta fotografando. Anzi, è molto più probabile che invece ciò che fotografa finisca per modificare un contesto sociale o appunto culturale, o il modo di
relazionarsi a certi problemi. Per esempio, un esempio che si può fare è quello che è successo nel 1905, quando in America circolarono delle immagini di giocatori di football americano riprese dopo la partita. Logicamente questi giocatori avevano un aspetto, diciamo, poco rassicurante, perché non c'erano tutte le protezioni che ci sono ora, e quindi avevano volti tumefatti e così via. Questa partita tra l'Università di Pennsylvania e quella di Swarthmore fu una partita particolarmente violenta, e le immagini furono viste dal presidente Roosevelt, il quale rimase talmente impressionato che impose di cambiare le regole del gioco del football. Quindi in questo caso una fotografia è stato forse uno dei primi casi in cui una fotografia ha influito su dei fatti della vita reale. E poi logicamente potremmo parlare del Vietnam, eccetera eccetera, però quindi possiamo dire che la fotografia giornalistica deve essere una fotografia assolutamente obiettiva e una fotografia non manipolata. Sicuramente non manipolata. Per esempio, io ricordo anni fa andai, all'epoca lavoravo per la Reuters, andai sull'Etna per una delle tante eruzioni del vulcano, e a un certo punto un giorno uscì su un giornale italiano un'immagine in cui si vedeva una chiesa barocca di Zafferana Etnea, se non ricordo male, che sta alle pendici dell'Etna, e dietro si vedeva questa colata di notte, questa colata della lava e così via. Ora io guardai questa immagine e dissi: ma questa è impossibile che abbiano fatto questa immagine. E mi chiamarono dalla redazione di Roma e mi dissero: ma per come questa foto non ce l'abbiamo noi, come mai? Insomma, feci un po' di indagini, e praticamente il fotografo aveva realizzato un collage e l'aveva spacciata come fotografia unica. Quello lì è un classico esempio di una fotografia che funziona bene come fotografia di illustrazione, ma deve essere detto nella didascalia che è stato realizzato un collage. A quel punto la fotografia di illustrazione può essere utilizzata come fotografia giornalistica, ma devono essere noti i mezzi e le tecniche che sono state utilizzate per produrla. Certo, questa differenza, diciamo, è fondamentale, anche perché non si devono creare delle fake news con le foto giornalistiche, assolutamente, mentre nelle foto da illustrazione... Esattamente, normalmente alle foto di illustrazione si ricorre quando bisogna illustrare appunto dei concetti astratti, tipo, non so, si svaluta il dollaro, chiaramente... Si ricorre a questo tipo di fotografie. Adesso io sentirei una battuta da Carlo Mezzetti, volevi aggiungere qualcosa? Dobbiamo arrivare a conclusione. Solo perché ho tratto degli interessanti spunti da quello che ho sentito, dal mio punto di vista di avvocato. Allora, intanto è stato citato Ugo Mulas. Le verifiche di Ugo Mulas, che sono considerate tra le maggiori opere fotografiche o comunque di grandissimo rilievo culturale dello scorso secolo, per i principi della giurisprudenza italiana verosimilmente verrebbero considerate banali, semplici fotografie tutelate con il diritto connesso di 20 anni, quindi liberamente riproducibili da chiunque. E mi riallaccio altrettanto brevemente a quello che si è appena detto. Cioè, curiosamente, per i criteri della giurisprudenza italiana, le celeberrime foto di Capa dello sbarco in Normandia altrettanto, perché un giudice italiano direbbe: ma in fin dei conti Capa, poveraccio, se ne stava lì dietro uno scoglio, come lui racconta in Slightly Out of Focus, e quando trovava il coraggio e quando non sparava la mitraglia scattava le sue foto. Curiosamente, un giudice italiano potrebbe considerare tutelate dal diritto d'autore i fotomontaggi delle fake news. Bene, direi che a questo punto noi chiudiamo la nostra puntata, che è stata ricca di spunti interessanti, e appunto io ringrazio Luigi Tomassini, professore onorario dell'Università di Bologna e presidente onorario Società Italiana Studio della Fotografia, Carlo Mezzetti, avvocato, che è stato per 10 anni nella Società Italiana Storia della Fotografia, e Lorenza Castelli, Managing Director di Mia Photofire, Paolo Carlini, fotografo e giornalista, e Domenico Stinelli, responsabile del servizio fotografico Associated Press per l'Italia e il Vaticano. E vi do appuntamento alla prossima puntata qui di Arte Economia, qui su il TV Channel e sulla pagina Facebook.
Facebook di L'Editore. Mi raccomando, supportateci e seguiteci e restate collegati. Arrivederci. Bene. A tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Grazie.